Siamo a Roma al 15° congresso della SIM, la società dei medici manager, che quest'anno si incentra sull'attuazione del decreto ministeriale 77 del 2020 sull'assistenza territoriale. I progetti SIM come possono impattare sul sistema sanità? Ne parliamo con la senatrice Beatrice Lorenzin, che abbiamo sentito anche sul tema del payback. Senatrice, qual è il contributo del PNRR e del decreto ministeriale 77 del 2002 sull'assistenza territoriale alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale? PNRR è un grande piano di investimento, sono 20 miliardi nel Servizio Sanitario Nazionale per realizzare la politica del territorio e quindi mettere, diciamo, l'hardware per cui poi il DM77 è il software, cioè il programma e il modello organizzativo con cui far funzionare quel finanziamento. La domanda da farsi: ci possiamo permettere di perdere 20 miliardi di euro di finanziamenti in una situazione in cui il piatto piange nuovamente, purtroppo per l'Italia, come lo stesso governo ci dice, ci dicono i parametri, diciamo, internazionali, e possiamo permetterci di perdere anche una riforma come il DM77? Tutto è sempre perfezionabile purché si faccia. Perché li dovremmo perdere? No, noi rischiamo di perdere queste risorse se non vengono attuati i modelli previsti dal PNRR. Quindi se noi andiamo in Europa a dire che rinunciamo, stiamo in realtà, ricordiamoci, rinunciando a risorse sugli investimenti. Questo vale per la salute, che non sono solo le case di comunità, ma anche tutta la digitalizzazione, quindi l'innovazione del sistema salute in Italia, ma vale anche per le grandi opere infrastrutturali di sistema. Quindi per noi questa è un'occasione importantissima, e consideriamo la sanità dentro tutte le politiche del Paese per l'avanzamento e per l'innovazione dell'Italia. Come va superato l'annoso problema del payback farmaceutico? Innanzitutto con le risorse. Noi abbiamo una questione, che il Fondo Sanitario Nazionale è un fondo che non è sostenibile, diciamo, nella cifra rispetto alla grande domanda di salute. Noi rischiamo da quest'anno, anzi, cioè, è quasi una certezza, a meno che non ci siano i 4 miliardi chiesti dalle regioni, dalle opposizioni, ma lasciamo stare l'opposizione, dalle regioni e anche dallo stesso ministro al MEF, di non riuscire ad avere le risorse per sostenere le spese regionali, il personale sanitario e anche la spesa del farma. Allora, il payback è una tassa di sistema, di struttura, che non permette alla paese di essere più attrattivo e che pone una limitazione poi alla fine anche nell'accesso ai farmaci, soprattutto quelli innovativi, da parte dei pazienti. Per risolvere questo tema dobbiamo togliere questo tetto, avere un nuovo modello organizzativo di gestione della spesa del farmaco più efficace, più efficiente, più, diciamo, puntuale, e dare alle regioni quelle risorse che mancano, perché mancano oggettivamente al loro bilancio, per garantire i livelli essenziali di assistenza. Guardate che in totale stiamo parlando tra i 4 e i 5 miliardi, non stiamo parlando delle grandi cifre che girano, diciamo, nei tavoli da 100, 150 miliardi, qui stiamo parlando di cifre, cioè di 4-5 miliardi strutturali in più all'anno al Fondo Sanitario, per portarci alla media della spesa europea, per fare però quelle cose di cui abbiamo parlato anche qui oggi, che sono poi quelle riforme di sistema che servono al Servizio Sanitario Nazionale per essere sostenibile nei prossimi 20 anni.